questo documentario sulla Federazione Italiana Pesca Sportiva vi racconteremo delle svariate attività svolte dai suoi volontari sul territorio che vanno al di là della pesca. Diamo così inizio a un progetto di visibilità sui media che abbiamo chiamato Un anno di FIPSAS. FIPSAS è innanzitutto una federazione del CONI. La casa di noi pescatori. Come associazione ambientalista la FIPSAS dovrebbe riuscire a fare innamorare. È una grande casa dove ognuno ha un piccolo compito da portare avanti. Essere tesserato alla federazione ti consente di poter pescare in tutte le acque del territorio nazionale. Quindi il tesserato di Cuneo può andare a pescare in Sicilia e viceversa. Le mansioni, come dicevo, sono quelle di gestire l'attività sportiva e agonistica, ma anche e soprattutto quella di tutelare le acque e gestirle. Cosa vuol dire gestire le acque? Gestire le acque è un termine un po' strano, perché se tutto andasse bene le acque si autogestirebbero. Interveniamo perché qualcuno sta facendo un qualcosa che non dovrebbe fare, cioè sarebbe l'ideale sarebbe non intervenire. Un inquinamento esige una tempestività di intervento o una secca, sappiamo tutti che il pesce dopo un paio di minuti è morto. Se intervieni prontamente riesci a risalire, a capire qual è l'origine, qual è la fonte. È passato il tempo, ti puoi rimanere lì col tuo campione d'acqua, ma queste attività, le attività di ripopolamento, gli incubatori, la vigilanza, abbiamo alcune centinaia di persone attive. FIPSAS, secondo mio parere, dovrebbe ascoltare un pochino di più il territorio. Bisognerebbe riuscire a far sentire la nostra voce. Ci manca quella pubblicizzazione per fare innamorare non tanto alla pesca, ma all'attività ambientale e di tutela che noi facciamo. Ci manca un qualcosino, un po' di pubblicità e qui il vostro intervento, secondo me è mirato per poter riuscire a far innamorare qualcuno in più. Piemonte è un territorio direi strategico in un discorso di tutela delle acque e della pesca, perché copre la prima parte dell'arco alpino, ha una vastità di ambienti notevole, manca il mare, a dire la verità, ma a parte il mare c'è praticamente tutto. Se vuoi metterla come una domanda ti rispondo, certo che la metto sulla pesca, perché la pesca è quello che ci permette di vivere e di fare delle attività, che sono poi le attività in cui noi crediamo, perché sinceramente ti devo dire che da quando mi sono dedicato alla gestione di una sezione, a pescare ci vado molto poco. La pesca è educativa, perché la pesca prevede che ci sia costanza, che ci sia la pazienza di aspettare, rispetto delle regole, rispetto anche dei compagni che praticano l'attività, la perseveranza, è educativo come... Quindi la logica è quella di gestire la pesca in modo sostenibile, anche facendo pagare qualcosa in più rispetto ad altre province del costo puro, nudo e crudo della tessera FIPSAS, ma sono fondi che vanno dedicati al mantenimento di un ambiente, al mantenimento di una vigilanza, alla cura delle acque che può essere recupero, reintroduzione, quindi una gestione di incubatoi, quindi... È logico che la prima cosa a cui noi dobbiamo pensare sono i pescatori e la pesca da cui noi riceviamo i fondi. Non riceviamo fondi pubblici, non riceviamo fondi dalle province. Mi farò anche fautore di questa proposta di fare un progetto del Lago Maggiore, cioè un progetto che non comprende soltanto la nostra provincia del Verbano Cusio Ossola, ma sicuramente quella di Novara, quella di Varese che è lì di fronte e perché no gli svizzeri. Un gruppo unito che lavora assieme ottiene molti più risultati che non in piccoli gruppi. Sono
convinto che gran parte di questa attività che si svolge in Piemonte è fatta dalla federazione. Non è solo la federazione. Delle volte viene accusata di non farlo perché, anche magari in buona fede, perché non vede quel che facciamo. E compito vostro è farlo vedere. Sono tante, 1900 km di acqua da gestire sono tantissime e quindi tutti gli anni ci sono degli interventi da fare, vuoi su una roggia, vuoi su un canale, vuoi su danni che sono stati creati o da una piena o da altri problemi, e quindi direi che in questi mesi almeno un 50-60 recuperi si fanno. Il recupero è una delle attività che i volontari della FIPSAS svolgono nelle acque interne quando i livelli delle acque variano sia per il termine dei cicli agricoli sia per manutenzioni più localizzate come disalve, rifacimento di argini, sottomurazioni, centraline o pulizie. La tecnica utilizzata per il recupero dei pesci si avvale di uno strumento chiamato elettrostorditore. L'uso dell'elettrostorditore principalmente è legato al fatto di rimuovere il pesce da dove la sua morte sarebbe, se non certa, molto probabile. I pesci vengono recuperati, sono direi tanti, possiamo parlare di 30, 40, a volte 50 quintali, dipende quale roggia o quale canale si va a recuperare. Non muoviamo il pesce se non siamo convinti che lì sarebbe una brutta fine. Corrente di montagna dove si raccolgono 50-100 trote vuol dire aver recuperato già una bella produzione di pesci, dei pesci che sicuramente sono di qualità, e quindi ogni singolo individuo, anche se sono pochi, sottratto a una possibile morte, sicuramente per noi è una vittoria, è un punto a nostro favore. Sono più sensibili stranamente i pesci grossi dei pesci piccoli alla corrente. Ma sono più sensibili i pesci piccoli dei pesci grossi al maneggiamento, diciamo così. L'elettrostorditore è un generatore di corrente continua che crea un campo elettrico tra anodo, la paletta, e catodo posto a qualche metro dagli operatori. Le perdite immediate sono molto poche, c'è poi una perdita differita sia per danni alla corrente, ma più che altro, credetemi, danneggia di più il movimentare, il catturare e il movimentare il pesce, ovvero il maneggiare il pesce, crea più danni della corrente stessa. Il pesce viene imbrigliato in una rete invisibile intorno agli operatori
e viene attratto dal polo positivo, mosso da un potenziale corporeo incontrollato, viene stordito e catturato, per essere reimmesso in fiumi o canali più adeguati in un secondo tempo. I canali, quando vengono nuovamente allagati, si ripopolano quasi sempre in modo naturale. Per alcune specie più delicate, come salmonidi ed esocidi, a volte è necessario intervenire ripopolando le acque. La cattura di pesce viene effettuata anche per monitorare lo stato di salute delle acque e censire le specie presenti sul territorio. Si interviene anche in caso di inquinamento delle acque in collaborazione con l'ARPA e i Vigili del Fuoco. Con la stessa tecnica si catturano riproduttori autoctoni e localizzati al fine di produrre novellame geneticamente adeguato da reintrodurre in libertà. Tra cambiamenti climatici, inquinamento e perdita di habitat naturali, sono numerose le minacce al patrimonio naturale e alla biodiversità. Si stima infatti che il tasso di perdita di specie sia oggi 1000 volte più veloce che in passato a causa del crescente impatto dell'uomo. Negli ultimi 30 anni il numero delle specie aliene o alloctone nel nostro paese è aumentato del 96%. Ci sono delle acque che, come quella che abbiamo qua, il Sesia, che abbiamo dietro, che sono a regime di caduta di neve, quindi logicamente hanno dei periodi freddi, dei periodi in cui si scaldano, dei periodi magri, dei periodi di grande scorrimento di acqua,
e ci sono invece acque come il Ticino, e quindi qui la diversità ambientale che ci tocca gestire, dove le acque si sono decisamente scaldate e non si raffreddano quasi più. Diciamo che la mancanza di alcune specie, come le hai chiamate tu, autoctone, è dovuto anche a questo, e quindi dobbiamo aspettarci che ci siano delle nuove specie che entrino. Abbiamo visto in questi anni aumentare la specie Gardon in modo infinito, e abbiamo visto la comparsa del siluro già ormai da, diciamo, 15 anni. Quindi nel nostro caso devo creare le condizioni ambientali per riavere i temoli e le marmorate in Ticino, altrimenti tanto vale che tolghi i siluri. Oggi pensare di eradicare il siluro dal Po è una follia, nel senso, è una follia qualsiasi energia spesa a quel fine. L'impegno nostro è stato quello di far approvare una norma a Novara, è approvata solo in provincia di Novara, per cui il siluro all'atto della cattura non può essere reimmesso, perché verrebbe considerata reintroduzione. Non pensiamo di risolvere i problemi del mondo ammazzando tre siluri. Noi durante i recuperi i siluri li tratteniamo, anche lì se si volesse eradicarli e non si può, per cui ripeto non sprechiamo energie in questo, ma se dovessimo sprecare le energie sprechiamole bene perlomeno, ovvero con un piano di eradicazione, individuando dove, come smaltirli. Se noi recuperiamo qualche centinaio di chili di siluri, che ne facciamo? Abbiamo un buco per terra, non penso sia neanche... Non abbiamo modo. Il siluro mangia. Per me il siluro è il risultato di qualcosa. Vero? Ma intanto parliamoci chiaro, non può mangiare tutti i pesci. Se mangiasse tutti i pesci morirebbe poi di fame conseguentemente. Per cui anche come tutti le specie allottone entrano in un ecosistema corrotto, intanto si sviluppano in questo sistema, hanno un boom e poi devono adattarsi anche a questo ecosistema. Beh, l'esperienza di recupero per me più emozionanti, ovvero la cosa che mi dà più soddisfazione, è quando individuiamo un corso d'acqua e diciamo questo corso d'acqua che al momento non ha una fauna ittica valida, non è interessante per la pesca, facciamo una prova. Quindi è il recupero collegato al lavoro di immissione di novellame, ovvero quando mi rendo conto che un corso d'acqua povero di pesce, sono riuscito con dei lavori a portarlo a un livello qualitativo buono, che certe volte
non vedi semplicemente con la canna da pesca, e quando fai il recupero vedi il risultato di magari un anno o due di lavoro. E quello è il top.